veloce. Ok, sarò breve. Sì, Giancarlo! Bravo, Carlo! Sarete esagerati un po', no? Comunque grazie, perché l'accoglienza a dispetto del tempo è calda, quindi mi fa molto piacere, che siate anche in tanti qua. Allora, io vorrei raccontarvi, partiamo subito con una cosa pesante, qualche cosa che normalmente il cittadino non conosce, non sa perché non gliela raccontate. Onestà! Onestà! Bravo! Onestà! 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 Questa parola non si può dire in Parlamento, voi lo sapete, vero? Se tu lo dici ti buttano fuori. Sono proprio allergici all'onestà, non ce la fanno. Non ce la fanno a essere onesti. Oppure anche se tu dici etica, no, etica non si può dire. Però un'altra cosa che non si può dire è napolitano. Quando l'abbiamo detto in Senato non si nomina il Presidente della Repubblica, ma che sta di? Perché dice questo? Questo l'ha detto il Presidente del Senato. Poi gli abbiamo fatto capire che si può nominare chiunque, figurati se non puoi nominare il Presidente della Repubblica. Questo è il livello di democrazia in Italia. E infatti di questo vi volevo parlare. Noi crediamo di essere in una democrazia, giusto? Perché? Perché ci sono tutte le apparenze di una democrazia e invece è un po' come un set cinematografico. Avete presente quelli del West? C'è la facciata e poi dietro ci sono le travi che tengono sulla facciata. Non ci sono stanze, non c'è niente. Questa è la finzione democratica. Stavolta sono arrivato prima io. Prima mi ha cazziato perché ero in ritardo. Allora, cos'è la finzione democratica? La finzione democratica comincia con il fatto che ti faccio andare a votare. Vero. Ma si vota anche in Corea del Nord, che è tutto tranne che una democrazia, però si vota, c'è un Parlamento. Liberamente eletto, c'è solo una lista. Questo è un dettaglio. Comunque in Italia si voleva arrivare ad avere due liste, no? Il famoso bipolarismo, quindi non c'è così tanta differenza. Una volta che ce ne sono due fai un listone che ricorda molto il fascio, no? Esatto. E è risolto. Quindi la prima parte della finzione prevede che si vada a votare. E quindi si vota. Dopodiché la finzione prevede che ci siano eletti scelti dal popolo, questa ce la siamo giocata. Non sono scelti dal popolo. Tranne che nel Movimento 5 Stelle, dove ciascuno sceglie il proprio candidato facendo un click. I candidati sono nominati. Uno dice, aspetta però, con la nuova legge elettorale che Renzi dice che risolverà ogni problema, anzi, se vi servono soldi la legge elettorale ve li darà, questo sembra che dica lui, i candidati saranno in parte nominati ma in parte eletti dai cittadini. Sarà vera questa cosa? No. Funziona così. Ci sono 100 collegi elettorali, cioè 100 posti dove si vota. Siccome ci sono 630 persone da eleggere, ogni collegio ne elegge circa 6. Facciamo 6, esageriamo, facciamo 7 perché è dispari, suona meglio. Chi vince prende il 55%, quindi ne prende 4, di cui il capolista che è nominato. Gli altri prendono uno ciascuno, se gli va bene, nominato. Quindi di questi 7, 4 sono certamente nominati, cioè scelti da qualcuno. Però siccome ciascuno può candidarsi in 10 posti, poi sceglie. Come il tavolo da gioco, gioco 10 numeri diversi, poi uno vince. Allora c'è il rischio che il secondo in lista sia in realtà un nominato che era candidato in un altro collegio, più che un rischio è una certezza. E quindi in realtà il numero di quelli scelti dai cittadini scende ancora. Scende a 2 su 7, 2 su 7 è il 28%. Allora, mediamente questo è quello che può succedere, che in realtà il cittadino sceglie il 28% dei suoi possibili rappresentanti. Questo non è molto democratico, no? Fa molto nomina di partito. Ma non è finita. La finzione democratica richiede che ci sia un Parlamento. Noi abbiamo addirittura due camere, infatti una sembra essere di troppo. In queste due camere c'è della gente scelta dai cittadini per fare le leggi. Le leggi le fanno i cittadini? Le fanno i parlamentari? No, le fa il governo. Il parlamentare sta fermo e aspetta che il governo dica parere favorevole e allora il parlamentare della maggioranza vota sì, schiaccia un bottone. Oppure il governo dice parere contrario e il rappresentante del popolo vota no. Questo succede. Poi c'è un'altra bellissima cosa, il question time. Cioè il parlamentare fa delle domande
ai rappresentanti del governo, e uno quando lo vede dice: mazza, sti rappresentanti del governo sanno tutto, cioè ogni domanda che gli fai ti rispondono, hanno anche il foglio pronto, e lì ti viene il dubbio, no? Dice: come, quando è che se l'è preparato? Mentre gli facevo la domanda. E no, le domande le sapevo, e quindi viene lì a fare la sceneggiata in cui tu gli fai una domanda che lui non conosce e lui ti dà una risposta che tu non conoscevi, ma in realtà te la puoi aspettare, perché in 2 anni, a furia di interrogazioni, question time, io non ho mai sentito una volta il rappresentante del governo dire: avete ragione, oppure le cose stanno come dite voi. No, la risposta è sempre: va tutto bene, abbiamo ragione noi, e se non l'abbiamo fatto lo stiamo facendo. Perché un dubbio ti viene, no? Ti viene il dubbio e dici: ma non posso sbagliare sempre, cioè non è possibile che il governo ha sempre ragione e io ho sempre torto, allora sono scemo, faccio delle domande stupide. La stessa cosa avviene con gli organi di garanzia, che sono i presidenti delle camere. Presidente delle camere, che deve fare? Il presidente, cioè amministrare l'andamento della seduta senza fare torti a nessuno. Peccato che quando la maggioranza fa un richiamo al regolamento, cioè dice: guarda che nel regolamento c'è questa cosa, il presidente fa: fifi, avete ragione, con la lingua fuori. Quando lo fa l'opposizione ha sempre torto, sempre. Sul regolamento c'è scritto una cosa, arriva un foglietto dai segretari d'aula che contiene esattamente il contrario. Anche noi abbiamo chiesto al presidente del Senato: ma facciamo una cosa, perché non ci dà la copia del regolamento, quella giusta? Noi abbiamo quella vecchia, vogliamo quella nuova, il 2.0, oppure dateci il regolamento versione maggioranza, quello dove ci sono scritte le cose, così magari ci studiamo quello e evitiamo anche figuracce, no? Perché tutte le volte gli fai una domanda e arriva sempre la risposta sbagliata. Quindi vedete che a questo punto cosa c'è rimasto di democratico? Se tu non puoi scegliere i tuoi rappresentanti, quando anche li hai scelti non fanno quello che vuoi tu ma rispondono alla maggioranza, il programma elettorale viene cestinato immediatamente, si fa solo quello che vuole il governo, che chi lo sceglie? Il governo lo sceglie, il presidente del consiglio, come? Beh, stile Berlusconi, metto delle belle donzelle, metto degli incompetenti o dei ladri, no? Gente che si fa regalare i Rolex per i figli o cose, o sì, o gli fa trovare un impiego, a tutti succede così, e risolto il problema della democrazia in Italia. Questo però è il minore dei mali, incredibile, ma è il minore dei mali. Il peggiore dei mali è che loro ti buttano fumo negli occhi dicendo che ti risolvono il problema facendo una legge elettorale. E la domanda è sempre quella: ma quando è che io ho mai mangiato con una legge elettorale? Voi mangiate, loro sì che mangiano con la legge elettorale. Mangiano perché chiunque piazzano dentro è un prestanome di gente che sta fuori manovrato. Perché l'altra cosa brutta è questa. Io ho sentito della gente dirsi in un corridoio: con questo emendamento ne vengono 325.000 a te e 325.000 a me. Non faccio il nome, ma l'ho sentito. Allora, quella gente che c'è lì è gente che è stata piazzata dai potenti che stanno fuori. E come va a finire? Va a finire che i potenti che stanno fuori portano degli emendamenti, cioè delle modifiche alle leggi, che gli fanno comodo loro. Questo succede regolarmente. E tutte le volte che succede questo, cambiano la legge, gli mettono dentro quello che una volta è Leni, una volta è la Sorgenia di De Benedetti, una volta è Riva e l'Ilva di Taranto, ti fanno le leggi su misura per loro. E questa è la fine della democrazia, perché il rappresentante del popolo fa quello che vuole chi ha tanti soldi. Questo è quello che è successo. Alessandro giustamente ha citato in un altro incontro l'Ilva di Taranto. I proprietari, la gestione dell'Ilva di Taranto nella campagna elettorale del 2013 ha pagato tutti, per essere sicuro. Io pago tutti quelli che stanno fuori, che sono candidati, così uno vince, bene. Nel momento in cui gli ho messo soldi in tasca per la sua campagna elettorale, mi deve qualcosa. L'esempio più eclatante è il Presidente degli Stati Uniti. Il Presidente degli Stati Uniti è la persona più schiava che ci sia. Mi denuncia, non lo so. Lui in campagna elettorale ha fatto una serie di promesse, peccato che la sua campagna elettorale gliel'hanno pagata le grandi industrie farmaceutiche, di assicurazione, petrolifere. Ha promesso che avrebbe impedito, ove possibile, le trivellazioni, non avrebbe aperto il santuario dell'Alaska alle trivellazioni. L'ha fatto? No. Ha promesso che l'assistenza sanitaria sarebbe stata gratuita per tutti, anzi no, ha detto accessibile a tutti. E tu cosa pensi? Azza, finalmente gli Stati Uniti diventano civili, e se io mi rompo un braccio
me lo mettono a posto gratis, perché lo sapete che negli Stati Uniti tu rischi, c'è un filmato bellissimo, una persona ha perso due dita tagliandosene con una sega, è andato in ospedale e gli hanno detto per l'annulare sono 20.000, per il medio sono 30.000, e lui ha detto non ho i soldi per farmi riattaccare entrambe le dita, e quindi questo poveraccio ha scelto l'annulare per poterci mettere la fede nuziale. Allora tutti quanti pensiamo finalmente diventa civile, no, vuol dire che tutti i cittadini americani adesso saranno obbligati a fare un'assicurazione sanitaria che non è gratis. E uno dice, vabbè, ma qui in Italia io pago la sanità. Lo so che sembra una cosa lontana, ma poi ci arrivo. Uno dice, qui in Italia, vabbè, pago la sanità, lì pago un'assicurazione, l'assicurazione mi riattacca il dito. No. Esiste un perito dell'assicurazione negli Stati Uniti che stabilisce se tu hai veramente bisogno di una prestazione, di un esame, di un intervento chirurgico. Questo è fantastico. Allora, quello potrebbe stabilire che delle due dita, in fondo ne hai 5, più qua sono altre 5. Che te ne fai di due dita? Cioè, te restano 8, no? Per scrivere te ne bastano 3, quelle altre due cosa ti servono? E quindi quelle due dita non sono funzionali, per cui io non approvo l'intervento chirurgico, non te lo pago. E tu dici, ma cosa mi serve l'assicurazione sanitaria se poi non mi paghi queste cose? Questo è il livello. Allora, siccome tra i grandi finanziatori ci sono le grandi compagnie assicurative americane, tra cui in prima linea la Cigna, così magari mi denunciano pure loro, succede che l'assistenza sanitaria gratuita per le persone non c'è e non ci sarà mai, in questo sistema non ci sarà mai. Io ve l'ho presa larga perché noi abbiamo in negoziazione un trattato commerciale tra l'Unione Europea e il blocco di NAFTA, l'area di libero scambio Canada, Stati Uniti, Messico, lo sapevate questa? Si chiama TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, poi c'è anche il Transpacific, lo stanno facendo anche dall'altra parte, il famoso trattato segreto di libero scambio, è una cosa segretata, hanno accesso a questi dossier i lobbisti, ma non i parlamentari europei, questo è incredibile, non possono vederlo, i lobbisti possono accedere anche agli allegati che addirittura erano negati, cioè si negava l'esistenza degli allegati al trattato. In questo trattato c'è l'importazione della mancanza di diritti che c'è nell'area nordamericana. Per esempio, uno degli oggetti della negoziazione sono gli organismi geneticamente modificati. Negli Stati Uniti sono liberi, in Canada sono liberi, qua no. Uno degli scopi del trattato che lo vuole Obama, non lo vuole, il Parlamento americano non è a conoscenza del TTIP, non lo conosce, non si interessa. Chi l'ha detto? La donna più potente degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, l'ha detto lei. E però è un trattato che vuole molto Obama, chissà come mai. Questo trattato mette in pericolo praticamente tutto quello che noi conosciamo in questi termini, organismi geneticamente modificati, un arbitrato internazionale per le controversie. Immaginate che qua ci sia Mac, non dico Mac qualcosa, aggiungete voi. Se qua il sindaco decidesse che fa male alla salute mangiare lì e facesse una campagna contro quella catena di fast food, quella catena sarebbe autorizzata, secondo quel trattato, a chiamare in giudizio il comune, eventualmente l'intera nazione italiana, per rispondere di mancato guadagno. Tu, io ti faccio caso perché non guadagno più. L'arbitrato sarebbe un arbitrato internazionale, quindi noi verremmo privati della nostra autorità nazionale da un arbitrato internazionale fatto da avvocati privati. Queste sono alcune delle cose in negoziazione, piace molto anche a Renzi, sappiatelo, sapete che il pacchetto Renzi contiene anche questa porcheria qua. Il TTIP è la cosa più pericolosa che ci può succedere e va fermata in ogni modo, bisogna assolutamente fare pubblicità su questo. Vi parlavo degli OGM. Gli OGM sono un altro cavallo di Troia. Apparentemente noi non abbiamo OGM in Italia, è vietata la coltivazione anche se qualcuno se ne frega. Però quando io, come membro della commissione Ecomafie, sono stato al porto di Bari, mi è stato detto che la Puglia è diventata una grande importatrice di grano canadese, con il quale ci va la pasta. Allora abbiamo la pasta OGM in Italia. E chi se ne frega se c'è scritto fatta in Italia da un pastificio italiano, tanto la materia prima viene da un'altra parte. Quindi voi sappiatelo, i nostri governi ci stanno portando in casa queste cose. L'arbitrato internazionale è assolutamente devastante. Un'altra cosa, poi lascio la parola ad Alessandro, riguarda l'immissione di sostanze chimiche nell'ambiente. In Nord America
l'onere della prova sta al consumatore, cioè se tu, una ditta può immettere in commercio un nuovo prodotto senza dover provare che non fa male. In Europa è esattamente il contrario. Anche lì, nel momento in cui tu vuoi portare in causa una ditta, devi sapere che vai contro qualcuno che vale miliardi e che potrebbe rovinarti. Allora, quante persone, quanti stati, quanti gruppi di cittadini potrebbero fare questo? Nessuno, perché te la fai sotto e non lo fai. E questa è la cessione più grossa di democrazia. La terza cessione è aver dato all'Unione Europea mandato a fare determinate cose. Ma come se ne esce da questo? Se ne esce con il singolo cittadino che è venuto qua in piazza a prendere l'acqua. Perché l'unico modo per cambiare le cose risiede in ciascuno di noi. Ciascuno di noi ha un potere che non è limitato. Non è il potere della X. La crocetta sulla scheda elettorale è l'ultimo passo. Il primo passo è la cittadinanza consapevole, la consapevolezza che ogni passo della nostra vita può essere cambiato dalla nostra stessa attività. Noi possiamo cambiare le cose come singoli, ed è per quello che come singoli dobbiamo costituire un gruppo, dobbiamo mettere le persone nelle istituzioni, perché solo così si può cambiare. Loro dentro e noi fuori, perché non bisogna mai lasciare quelli che sono dentro da soli. Poche persone non cambiano il mondo, mai. Cioè noi non siamo miracolosi, siamo solamente gente come voi che provvisoriamente sta dall'altra parte e poi faremo cambio. Quindi voi siete la nostra forza e noi siamo i vostri portavoce. Solo così si possono cambiare le cose. Quindi dobbiamo assolutamente mettere persone nei palazzi dove ci sono le magagne, perché le porcherie sono lì. E già essere lì e cominciare a svelarle cambia le cose. Quindi forza, insistiamo così. Altre 18. Grazie di esibire. Io volevo, tutte le attiviste, le candidate qui a Riva del Garda mi hanno chiesto di fare un grande ringraziamento appunto a Flavio, in quanto non soltanto sei il nostro candidato portavoce a Riva, ma perché dicono tutte che ti sei impegnato tantissimo, sei sempre stato presente in tutti i banchetti, gli stand, hai davvero dato il massimo, e questo al di là dei risultati ti fa onore. Grazie. Io non sarò brevissimo, anche perché sta avvenendo il diluvio e devo scappare. Stanotte viaggio a Perugia e stamattina mi sono alzato presto come Carlo, sono venuto a Trento, no, un attimino, sono venuto a Trento, a Rovereto, ora qui a Riva del Garda, vedete attivisti che si fanno il mazzo, che sotto la pioggia montano gazebo, che devono rimediare anche un piccolo finanziamento per fare delle fotocopie, perché noi rifiutiamo qualsiasi finanziamento pubblico. Qui c'è passione vera. Io non devo convincere nessuno a votare il Movimento 5 Stelle, cioè se le persone non sono convinte ad oggi, dopo che gli hanno rubato il futuro, il presente, dopo che ci hanno inquinato il territorio, dopo che i partiti hanno governato dovunque, dalla Lega SL, e hanno distrutto questo paese, amen, sono problemi vostri. Io non devo convincere nessuno. Avete visto un fallimento, chiediamo una possibilità, la chiediamo sul nazionale, quando ci presenteremo alle prossime elezioni con qualsiasi legge elettorale, se il popolo è informato, compatto e scende in piazza, vinceremo con qualsiasi legge elettorale, e lo chiediamo qui, la possibilità di mettere dentro il comune delle persone oneste. Io sono 2 anni che sto in Parlamento, prima ci hanno attaccato sull'inesperienza, poi guardo Luigi Di Maio come presiede l'aula a 28 anni e penso di che cosa stiamo parlando, quale inesperienza. Forse si parla di inesperienza a fare affari con la mafia, con l'andrangheta, con la camorra, a sversare rifiuti tossici che poi distruggono e uccidono di cancro i nostri figli, inesperienza a gonfiare gli appalti tanto paga pantalone, inesperienza a farsi finanziare le campagne elettorali da gruppi industriali o da gruppi criminali. Ecco, su quello siamo inesperti. Se volete quell'esperienza, c'è il Partito Democratico, c'è Forza Italia, c'è la Lega, c'è SEL. Votate quella gente, ma poi che nessuno venga a lamentarsi. Dante diceva chi è causa del suo mal pianga se stesso. In Italia c'è un gruppo di persone che campa su un sistema corrotto, colluso, con le tangenti, e che galleggia ancora in questa crisi. Loro non li convinciamo, loro ci mangiano con questo sistema malato e continuassero a provarci, anche se devono ricordarsi che anche loro hanno dei figli, anche i loro figli si possono ammalare di tumore intorno all'Ilva di Taranto, anche i loro figli magari saranno costretti
a scappare dall'Italia, pur laureati, a cercare un lavoro magari come call center a Mumbai in India, perché questo succede. Anche loro devono iniziare a guardare un po' più avanti. Comunque quella è difficile, quella parte da convincere. Poi c'è una parte che non si informa, eppure quella è complesso, ma lì dobbiamo impegnarci, fargli capire attraverso la passione, l'entusiasmo, l'impegno, e poco a poco entriamo. Io mai avrei pensato di finire in Parlamento con 144 euro di soldi spesi in campagna elettorale, 144 euro. Mai ce l'avrei pensato. Anni fa, quando eravamo i quattro gatti a incontrarci in un banchetto molto più piccolo di questo, a sognare un domani in cui i cittadini sarebbero entrati con un simbolo che si chiama Movimento 5 Stelle, ma si sarebbe potuto chiamare in altro modo, entrare in Parlamento, e siamo entrati. Mai avrei pensato di avere l'onore, perché sono onorato, non onorevole, di pronunciare un discorso sulle dimissioni di un ministro indegno come Lupi, uno con Comunione e Liberazione alle spalle, e ho avuto questa opportunità. Mai avrei pensato che noi cittadini insieme organizzati avremmo costretto alle dimissioni un ministro potentissimo come Lupi. Mai avrei pensato che tagliando lo stipendio di tutti i parlamentari del 5 Stelle si sarebbero potuto aiutare delle piccole e medie imprese italiane grazie al taglio dello stipendio. Già c'è, già siamo nel cambiamento. Solo che ci siamo così immersi come nella pioggia stasera che non ci rendiamo conto di quanto già stiamo cambiando le cose. Vi dicevo, esiste questa parte di cittadini italiani, dobbiamo insistere, parlarci con calma. Poi esiste un gruppo di persone e su quelli dobbiamo puntare. Gente che per disperazione, li capisco, ha pure perso la speranza, che dice sono tutti uguali, quando tutti uguali non siamo, perché noi siamo tutti incensurati, perché becchiamo le minacce di morte, perché a noi la mafia ci manda i proiettili di minaccia, agli altri partiti gli manda una lettera di gratitudine. Questa è la differenza enorme. Con queste persone, poi andate e moltiplicatevi se possibile, con queste persone dobbiamo parlare ancora con più calma, e li dobbiamo invitare a fare qualcosa. Il poeta è un poeta cubano famoso, si chiamava José Martí, quello che scrisse Guantanamera, che prima di essere una canzone era una poesia, disse che fare è il miglior modo di dire. Ecco, gli esempi siete voi, gli attivisti che ho conosciuto prima, che siamo andati a un bar a prendere un tramezzino, il mazzo che vi fate, che fate delle cose assieme, che non dite votateci e vi cambiamo, no, dite alle persone venite con noi, votate per voi stessi, dateci una mano. Io ve lo dico, in 2 anni in Parlamento questo paese non lo cambiamo soltanto con i parlamentari o soltanto con i consiglieri comunali, no, ma soltanto con una partecipazione attiva, l'opinione pubblica che capisce che la politica da un lato è la più alta attività che essere umano possa fare se è pulita, contemporaneamente o ci interessiamo di politica o la politica si interessa di noi. Siamo bombardati da disinformazione, i bambini muoiono nella terra di fuochi e si parla più di come i regnanti d'Inghilterra chiameranno la loro figlia. Oggi siamo stati hackerati, vabbè, se il mio cellulare è finito, chiamate, passerò Wind, così più mi chiamano più mi ricaricano, non ce ne frega nulla, questi sono degli attacchi che il sistema ci fa di ogni tipo, e io ogni volta che il sistema ci attacca in questo modo, violentissimo, alla stampa, penso sempre che evidentemente stiamo sulla strada giusta, se non ci attaccassero penserei che evidentemente stiamo sbagliando qualcosa, ci attaccano perché vogliamo togliere i soldi ai corrotti, perché vogliamo un paese normale, dove i poliziotti difendono i cittadini dai ladri e non difendono i ladri dai cittadini. Succede questo. Un paese dove gli italiani si scandalizzino giusto per 4 black bloc che poi non li arrestano mai, fateci caso. Mai che beccano un black bloc e gli aprono il portafoglio e leggono magari la carta d'identità e da quale ambiente proviene, perché ci sarebbero pure belle sorprese, mai. Ecco, il popolo si deve, l'opinione pubblica si deve scandalizzare per questo, perché hanno distrutto delle vetrine, delle macchine di alcuni cittadini che ci vanno a lavorare, disgraziati, con quelle vetture, ma dei milioni, miliardi di euro che si sono fottuti con l'Expo Tangentari, 'Ndranghetese, quella no. Perché? Perché rubano con giacca e cravatta e qualcuno, non tutti, anche senza sbagliare i congiuntivi. Fateci caso. Se io rubassi sarei felice. Ah, azzeccato il congiuntivo, sì, ma sta rubando. Mentre invece noi, se sbagliamo un congiuntivo, andiamo sui giornali. Alle volte io, l'unico modo per far passare alcuni concetti, sbaglio apposta i congiuntivi. C'è un'intervista, dico, noi vorremmo fare il reddito di cittadinanza.
così la stampa la mette. Se farebbimo una vera legge anticorruzione saressimo un paese vero, e lo dico a tutti quanti, vero, eh? Lo impariamo anche noi. Sì, se entrerebbimo tutti quanti, lo dico alla stampa locale, se entrerebbimo tutti quanti al comune di Riva del Garda, cambiassimo questo paese, cambiassimo questo comune. Così esci, il Battista sbaglia il congiuntivo, è così, lo sappiamo, la stampa ci odia e siamo felici perché chiaramente ai giornali vogliamo togliergli i soldi pubblici, le tasse andassero a pagare le persone che stanno male, i disabili, i pensionati minimi e non i giornali. Se tu fai un giornale buono lo vendi, altrimenti se non sai fare un giornale buono chiudi e cambi mestiere, questa è la logica che abbiamo noi. Dalla RAI vogliamo togliere i partiti e Mediaset vogliamo che paghi le tasse come in tutti gli altri paesi europei. Quindi per quello ci fanno la guerra, perché gli toglieremo i soldi quando andremo al governo. Guarda, faremo questo noi al governo. Ai corrotti li faremo pagare, ai politici non soltanto li aboliamo sul serio i vitalizi, non vi fate prendere in giro sulla falsa abolizione dei vitalizi, ma faremo una norma retroattiva che devono restituire tutto. E se non avranno i soldi da restituire, lavoreranno socialmente, puliranno le strade. Puliranno le strade, perché ci hanno rubato l'ira di Dio, perché hanno ammalato questo paese, perché hanno costretto questo paese, negli anni 60 era il primo paese più visitato al mondo come numero di turisti, a diventare il quinto in Europa. Abbiamo le più belle bellezze del mondo, ma pensate che Riva del Garda non valga quanto alcune località incredibili della Svizzera o altre località. Qua ci dovrebbero stare migliaia, sempre più turisti, ce ne sono, perché poi voi siete abbastanza organizzati, lavoratori, seri, però ci dovrebbero essere molti più turisti. L'Italia dovrebbe campare di turismo, cultura e non gastronomia. Basta, quello è il nostro oro. Prodotti tipici, cucina, lo straniero dovrebbe pensare, se io vado in Italia mi trattano da Dio, vedo i posti più belli del mondo, mangio da Dio e seguo spettacoli teatrali, cultura, concerti, musica locale, questo. Gli dobbiamo dare questo prodotto, non che nel 2015 pensiamo di creare lavoro con l'acciaio dell'Ilva o con il petrolio, trivellando la Basilicata, ma pensate che il futuro sia la società petrolifera. Beppe Grillo mi colpì anni fa quando disse: l'età della pietra non è finita per mancanza di pietre, ma perché il popolo, l'essere umano si è evoluto. Anche noi abbiamo bisogno un po' di evoluzione. È caduto Brunetta, so perché mi è caduto Brunetta, lo so, se perché non l'abbiamo visto che è caduto. E ogni tanto un po' di ironia lasciatecela fare, no? Ci hanno preso in giro da 30 anni, infatti ce li prendono un po' in giro. Siamo questi, veramente, vi chiediamo una mano di andare un po' a diffondere le informazioni, sostenere Flavio Prada, perché è un cittadino, perché la politica non è un lavoro, è un servizio civile a tempo determinato. Quelli dovrebbero essere, si stanno picchiando. Non litigate, ragazzi, cioè, non litigate. Ma c'è qualcuno li può dividere o no? Guardiamo tutti quanti come un talk show. Non litigate. Vi dicevo, ragazzi, la politica, non che stiamo fotografando là, no? La politica è un servizio civile a tempo determinato. Oggi ci stiamo io e Claudio e Carlo in Parlamento. Entrerete voi la prossima volta. Io questo lo dico sempre, perché non è un'utopia, una cosa buttata là. Noi faremo massimo due legislature e poi a casa. E questo vale per tutti quanti. Poi entrerete voi e portate avanti nello stesso identico modo i progetti e i programmi del movimento. E questa è la logica bellissima, e vi invito a riflettere sulla bontà di questa logica, quanto è rivoluzionaria. Nel momento in cui tu sai che starai in Parlamento, a Bruxelles o al comune di Riva del Garda a tempo determinato, e che farai ritorno nella società reale, quella dalla quale provieni, sarà tuo stesso interesse principale migliorare quella società dove farai ritorno, se ci pensate. E questa è la logica meravigliosa. Se io so che tutta la mia vita sarà esclusivamente il palazzo, il mio obiettivo non sarà migliorare la società reale, ma sarà creare i presupposti per fare in modo che il mio deretano, e nei molti dei casi che frequentiamo flaccido, perché di quello si tratta, possa sedersi eternamente su quelle poltrone. È normale.
Se io da grande voglio fare il ministro, farò di tutto per stare in quel palazzo, anche fare compromessi al ribasso, scendere a patti con criminali che mi danno in cambio pacchetti di voti, pur che mi facciano restare in quel palazzo. Se il mio obbligo sarà uscire da quel palazzo perché il Movimento 5 Stelle ha questa regola, evidentemente io mi impegnerò per migliorare la sanità pubblica perché mi tornerò, come già facciamo noi tra l'altro, a curare in un ospedale pubblico, dove non puoi morire in attesa che ti visitino all'interno dei pronti soccorso. Farò di tutto per rendere questo paese giusto perché ci dovrà restare mio figlio. Mio figlio con il Movimento 5 Stelle non è che siccome ci avrà il cognome di un ex parlamentare potrà candidarsi, cosa che è normale in Parlamento, che ci sono solo figli e figliastre. E questa è la logica rivoluzionaria. Un'altra è il finanziamento, e concludo. Falcone diceva: seguite i soldi per capire qualcosa. Prima l'ha detto bene Carlo, l'esempio di Riva dell'Ilba. Io vi dico che un paio di settimane fa, 3 settimane fa, abbiamo fatto da camerieri a Napoli. Grazie, ho sparecchiato benissimo. Fatto anche 28 euro di mancia. Vi dicevo, a parte che è stata bellissima, io notavo questo. Quel giorno stesso uscirono fuori dei dati dei risultati del 2 per 1000, cioè questo neo modo di finanziare i partiti, dare il 2 per 1000 delle nostre tasse ai partiti politici. Su 20 milioni circa, se posso sbagliare, di contribuenti, 18.000 su 20 milioni avevano firmato 2 per 1000 per i partiti, cioè se hai l'opportunità di non dargli i soldi non glieli dai. Se qualcuno vuole destinare 2 per 1000 al Movimento 5 Stelle non può, perché noi siamo gli unici che non abbiamo neanche dato il codice, in quanto reputiamo che sia un finanziamento ai partiti mascherati. Da un lato ci sono cittadini che tanto quelle tasse le pagano, ma piuttosto che darle ai partiti non scrivono nulla. Dall'altra parte c'era il lungomare di Napoli con migliaia di napoletani, campani in fila, sotto la pioggia, molto più di oggi, in attesa di pagare una quota di 15 euro per avere una pizza, una birra servita da un parlamentare e poter dare 5 euro al Movimento 5 Stelle. Lì c'era un'immagine differente, cioè le persone facevano la fila per darci dei soldi. E in una sera noi siamo riusciti a finanziarci interamente la campagna elettorale in Campania, una sera portando le pizze. Significa che non abbiamo un finanziatore che ci ha dato quattrini e poi una volta entrati in Campania, perché entreremo nelle regioni, ci chiede qualcosa in cambio, ci chiede il tornaconto, come faceva, se ci pensate, Don Vito Corleone, che faceva un favore e quello che riceveva il favore diceva: Don Vito, cosa posso darle in cambio? E Don Vito rispondeva: nulla, basta che non te lo scordi. Diceva questo Don Vito Corleone. Il sistema è uguale dei finanziatori, lo spiegava prima Carlo. Noi abbiamo migliaia, milioni di padroni e sono i cittadini italiani. Dobbiamo rispondere non a un industriale, un criminale o un lobbista, dobbiamo rispondere ai nostri lobbisti, ai cittadini lobbisti, la maggioranza dei cittadini italiani, quelli che vogliono un reddito di dignità, vogliono una vera legge anticorruzione, quelli che vogliono delle pensioni decenti e non le pensioni alte, quelli che non vogliono dare quattrini ai partiti, quelli che vogliono che un paese prima bonifichi l'Ilva o gli altri siti inquinati qui in Trentino prima di esporre universalmente dei prodotti e fare l'Expo che sarà un fallimento economico, va valutato dopo 6 mesi, non all'inizio. Ma è stato un successo, l'inaugurazione è andata bene, pensate se non ci fossero andati pure durante l'inaugurazione quel che sarebbe successo. Tra 6 mesi valuteremo i risultati dell'Expo, la cementificazione, i quattrini, se il messaggio è andato bene. È tutto un discorso di propaganda, no? Io sono un cattolico, sono un cristiano e ho visto in chiesa che sul fogliettino che serve per seguire la liturgia c'era la pubblicità di Expo in chiesa. Io penso che Gesù Cristo l'avrebbe presi a calci, l'avrebbe fatto anche, no? No, allergia, perché ci avete il polline pure qua, mamma mia, no, pioggia, infatti la pioggia mi aiuta sull'allergia, però sto i pollini, poi sono asmatico. Io e Carlo Martelli qui non siamo venuti a chiedere voti, io noi siamo eletti, stasera potevamo starcene sabato sera, prosecchino, ristorantino in centro storico di Roma, che ci frega, ci possiamo tenere gli stipendi, tanto nessuno ci fa niente, non diciamo dove abitiamo, andiamo il mercoledì, mettiamo 2 firme, andiamo via il giovedì, ci facciamo i fine settimana in qualche spa, tanto 14.000 euro al mese più o meno guadagno un parlamentare, che ci frega, obbediamo, magari passiamo al gruppo misto, facciamo questo,
Andiamo da Renzi, diciamo, ti garantisco qualche voto in più, magari tu la prossima volta mi candidi pure. Diciamo che Grillo è un dittatore, ora taglieranno solo questa parte. Grillo è un dittatore, così qualcuno darà forza, mi posso vendere meglio se attacco il Movimento 5 Stelle. Invece stiamo qua sotto la pioggia, ma non perché ci abbiamo un tornaconto. Io sono di Roma, questa non è la mia circoscrizione elettorale. Nessuno potrà mai votarmi a me, perché sempre con la regola del movimento io potrò candidarmi, se mi dovessi ricandidare soltanto a Roma. È che ci crediamo. Come ci crede Flavio, come ci credono gli attivisti? Onestà, vogliamo soltanto questo. Onestà contro la corruzione. Corrompere viene dal latino e significa rompere in tanti pezzi. La corruzione ha rotto con tutto, la sanità pubblica, ha rotto in tanti pezzi le strade, ha rotto in tanti pezzi l'ambiente, ha disgregato anche la mentalità dell'italiano che oggi guarda più il proprio giardino, ahimè, del bene collettivo. Guarda più quel che gli conviene, fa più quel che gli conviene di quel che è giusto. Noi invece facciamo prima quel che è giusto e poi quel che ci conviene. E questa è la differenza. Vi chiedo appunto di andare e moltiplicatevi, se possibile accogliendo gli scettici e i dubbiosi, perché come dico sempre c'è tanta gente in Italia che è del Movimento 5 Stelle ma ancora non lo sa. Vi ringrazio a tutti quanti, per chi vuole stanotte viaggiate che noi partiamo, ricordo che le foto, i selfie sono renziani, le strette di mano invece sono da Movimento 5 Stelle, da cittadini sovrani, cittadini tra cittadini, grazie, queste sono le nostre tangenti, io ringrazio da morire per queste tangenti, è davvero bello essere corrotto in questo modo. Se avete salami, prosciutti, io pecorino, vi ringrazio. Flavio Prada, vi ringrazio. Noi dobbiamo scappare, dobbiamo andare a Perugia. Non dimenticare il reddito di garanzia per i giovani. E domani marciamo per questo. Grazie.